Certo, aspetta che ti dico quando. Vai. Per collegare una webcam. No, magari. Allora, intanto spammo gli inviti anche a chi non è online. Ok, mentre Falcovic serve la prima dettata. Arrivo, eh. Ho Intanto sbagliato. posso lanciare il gioco? Sì, puoi joinare se vuoi. Allora, arrivo di. Cazzo sto. Ah, mi joinare. Allora, ho salvato la foto. Giusto. Vabbè, sei già su quello giusto. Batford Park ancora. Abbiamo cominciato Mudford l'altra volta così. Motor Park Mud Pit con le killer bee. Cos'è Deathmatch? Destruction Derby. Restrizione vetture, killer B. Reset 5 secondi. Danno intenso. Diamo una pingata. Dai, aggiornate quando siete pronti. Non vedo partecipa al Oh, gioco. Sonny c'è. Eccolo. Includi il mio Negar audio. Fabio mi ha detto che sta arrivando. Mandato un invito che non Te l'ho mandato. siete negri. Chissà come lo sintetizza Aspetta, questo. aspetta. Ah, l'ho visto adesso. Ah, è vero che abbiamo il bot Chiedo venia. Che fa la sintesi. Della Federazione Russa. Allora, volevo ringraziare Putin e tutto il KGB per tutte le volte che ha guardato il mio uccello mentre me lo menavo guardando i porno su Yandex Disc. Fabio, quando adesso stava finendo di pulirsi quei fazzolettini, arriva. Ottimo. Benissimo. Ma l'invito alla stanza c'è già? No, Te l'ho mandato. mi hai mandato l'invito. Ah. Bravo falchetto. Io mando sempre tutto, soprattutto i vaffanculi. Chi manca? E Fabio, che ha basta. Perché non detto. sento Di Fucchio? C'è. Non lo Solo noi sento. siamo, scusa, È tutto il resto. silenzioso. Perché sono in muto, Sonny. Porco Dio. E Manza ha detto che se si svegliava c'era. Beh, Marta non si comunque sa. siamo in 6. Appena arriva Fabio. Perché non vedo Ramona Rotten? È ancora arrivato. Pazienza un attimo. Mi ha mandato un messaggio. No, perché metti in muto? Interessava anche a noi.
Direi iniziamo, non mi risponde. Poi si grupperà. Io porco. Io ci sono. Mancano i bot. Un attimo che stavo sistemando degli auricolari. Oh, c'è Big Papa. C'è Psycho Missile. Psycho Missile è sempre uno. Quello quando presente. Ti arriva nel culo fa male. Esatto. Scusate. Oh, eccoci qua. Ancora sto cazzo di vulcano di merda. Sonny, ricordiamoci di votare di togliere anche questo. se diamo retta a Sonny, esatto, se diamo retta a Sonny mi sbaglia a togliere tutto. Esagerato. Cioè, ho zero punti e sono secondo. Maledetto Orla, avrei preso 10 punti. Entro dentro al vulcano. Niente. Ti spano là, no. Con spinta 10 punti sono arrivato a essere quarto. E hai superato me che sono a 0 punti. Questa è Mad Beat fuori dai coglioni. Niente. Cioè, frontale spinta. E lo spingone quarto posto. Da... Niente. Nella... No. Si rompono ste mani. Ma se non si prendono, cioè, non riesco a prendere nessuno. Viene quello che mi hanno male. Mi faccio bruciare la... E posso di... No, che palle. Ma non riesco a prendere nessuno. Preso. Prendo io, ma prendo mani con mezzo punto. Che coglio. Che paura, la senza una ruota viaggi. Più leggera, ma. Perché fa solo la curva, quella che gli conviene con la ruota che gli rimane. Cioè, non ho preso neanche un punto. Neanch'io. Io 200 sul coppino. Perché tu usi cheat, merda. No, che cheat è cheat. 200 punti li prendi solo per le devastazioni. Niente, frontale, zero. Niente, zero, zero, zero. Ma si vede che la regola non è questa. Si vede che qui non bisogna... 100 punti. Boh. Niente, non ho preso un cazzo. Neanch'io. Cioè, non ho più davanti spinta, della macchina. 10 punti. E non ho preso niente. Spinta 10 punti, cioè, ma io, che cazzo. Devastazione assistita 100 punti. Eh sì, è di che mi ha finito. Uno dei Destruction Derby più brutti di sempre. 10 100 punti, niente. Per il frontale, vai così. Porco Dio, sì, ma spero che ruota. Tu abbia preso almeno 10 punti. Neanche io. È proprio una merda totale. Minchia, ma che schifo. Cioè, che poi ci sono delle punte, delle piste meravigliose per fare distraction in sto gioco. Esce sempre sta merda qua. Mamma mia, che schifezza, ragazzi.
Cioè, ci sono state 3 devastazioni. Quinto posto. Mamma mia. Cioè, che tutte schifo. Le CPU hanno 0 punti. Mai successo. Non hanno fatto niente. Dove erano, scusa? Tiposo. Vabbè. Vabbè. Beh, questa ce la siamo, e questa ce la siamo tolta dai coglioni. Allora, sì, questa veramente. Allora. Ci sei, Sonnis? Vai. Sonnis. Aspetta che invito Fabio. Allora. Midwest. Moto Center. Circuito principale. God okay. Dog. Giri. 6 giri. Auto. Lavan Mover. Ma porco Dio. Stiamo togliendo subito i problemi, così Sonny poi non si lamenta più. Vabbè, ma lo mower in realtà va bene, cioè sarà là che allora. Incazzavo. Ah, ok. Beh, l'altra volta non c'è stato, quindi preparati che stasera. Stasera no, c'è. Sì, sa, c'è. Ho visto che non c'è. C'è, e tra l'altro la prossima. Ma porco Dio, ma che schifo. Troveremo una gara che Sonny dice, ah, questa mi è piaciuta. La sfida è successo di tante volte. Probabilmente quando Ragnado con delle macchine decenti. Dado, Ragnado. Oppure il triovale, come cazzo si chiama, con il precipizio all'interno, che non facciamo da un secolo. Quello, un po' che non sai, quello che ricordo io è bello. Sì, è quello che ricordi te. Quello dove salvo il rosso con il gabinetto portatile finito in mezzo... Cioè, quello era bello. Esatto. Dobbiamo trovare, secondo me è un po' di circuito. Sono arrivato ultimo, però è bello. Mettetevi pronti. Chi è che non è pronto, porco Dio? Non me lo dite. Anche Simo. Simo il rosso. E allora Fabio, lo caccio se non si mette Fabio pronto in 30 secondi. Perché quello lì che va? Sicuramente. Da Bandit quanto viaggia. Posso ringraziare? Sì, qualcuno è pronto. Sarà squalificato. Così. E sono dentro la gara. Tutte queste gomme. Fa dell'ulz. Sono andato dentro come... Il rotolo sai come sai. c'era un rotolino. Ma quella merda qua. Sta andando un po' più fuori. Questa pista è carina, vai. Ci sono stati anche dei denti belli. Però è una pista bella da fare con qualche... macchina piccola. Breakfast 2. Che se esco di strada col tagliaerba, taglia l'erba. È vero. Cioè, sarebbe bellissimo. Che volato, si è fatto malissimo. Credo di sì. Spero Simo déjà vu. No, sono ultimo, no. Guarda. Anzi, penultimo. Dai, fiancati, bravo. Ah no, è Magic Orla. Manca tra le gomme. E pensavo fosse Bandit. Bandit ha fatto comunque un... il prossimo step è nasconderti invece che i cespugli, è nasconderti in un cumulo di gomme. Mettendomene una intorno al casco. Fabio, vaffanculo. Porco Dio, mi sono girato, porco Dio. Terza volta. No, vaffanculo, hai colpito me. Sì, non mi fa ripristinare. Che a psicomissile mi ha quasi preso a respawn. A me Fabio mi ha preso a respawn, mi ha proprio lanciato via.
ma la vendetta sarà greve. Io non mi ricordavo che questi corsi non avevano la quarta. Ma il mio non la mette la quarta. Anche il mio non fa mica dentro. No, infatti sto dicendo un gramo che non ce l'aveva. Ma chissà se hanno la retro. Sì, prova. L'ho provato. Mi sono schiantato, Dio cane, sulla staccionata. È solo una questione di buttare fuori Fabio. Porco di... No, porco Dio, schifoso cane. Trascrivi questo Telegram. Esatto. Botti Telegram, stiamo parlando di te. Tu che leggerai domani. Non si salutano più. Ironizzano sul bot. Non si salutano più i bambini di Twitch, ma i bot di Telegram. Ah, è vero, mi ero dimenticato. Ciao bambini di Twitch che ci seguite. Poi saluteremo i bambini di Telegram. Dei bot di Twitch. Sì, le baldracche di Telegram. Quelle ce ne sono tante. Quelle vanno bene, ciao a tutte. Ciao. L'odore che mi scappa un rutto, non riesco a farlo perché ho paura di vomitare. Quello è brutto. Quando lo senti che non esce, ma sai che se ti sforzi rischi di... Se tiri tutto dentro e lo fai dal naso, rischi di vomitare. Schicarsici dal naso è bellissimo. Allora. Sai che bella la trascrizione? I partecipanti ironizzano sui reflussi gastrici. Ma e tu hai capito come funziona? Perché YouTube fa la trascrizione, capito? Infatti se tu... l'avevo già notata sta cosa. Ciao. Dimmi, Falco. Allora, cos'è che fa YouTube? Fa la... Facciamo impostare la stanza. Facciamo impostare la stanza e poi te lo dico. Motor City. Circuit. Vai. Principale. Okay. Tre giri. Vai. La preferita auto. Di Sonny. Harvester. Ecco di quel dio schifoso cane. È anche una bella pista questa, se non era per l'altro. YouTube fa la trascrizione. C'è quell'angolo che è una merda. C'è salvo online. YouTube fa la trascrizione. E ti... Perché metti i sottotitoli in automatico. Quindi tu volendo il video lo puoi anche guardare in muto quei sottotitoli e vedi cosa diciamo. E lui... E però capisce, perché fa anche la sintesi. No, il bot fa un'altra roba. Il bot di Telegram invece, tu gli dai in pasto un qualsiasi video che ha i sottotitoli e fa la sintesi lui, e lui analizza, capito? Sono due Fabio. Servizi diversi. No, Fabio. Cioè YouTube fa solo la trascrizione senza cioè la fa bene. Pronto, porco Dio. Il bot legge la trascrizione. Niente. Fabio non ce la fa stare nel gruppo. Non vuole parlare con noi. Ma gli accozza le cuffie, deve concentrarsi, stacca il microfono. Comunque Sonny, l'altra volta abbiamo scoperto che c'è tutto Dragon Ball su Prime Video, quindi il CD dietro l'armadio può riposare in pace adesso.
Cazzo, perché quella era la registrazione originale da Antenna 3. Con le pubblicità dell'epoca. Esatto. La vuoi una Fiesta a 5 milioni? C'è anche lo Chef Tony a un certo punto. Cazzo c'è qua? Fammi, sei te che stai rotolando? Chi è lo sterminato? Sì, guarda, sono come devastato. Che non è durato due curve. Ma andate a fare in culo voi e sta macchina di merda. Per la trascrizione, mi raccomando. Ma che cazzo dire, ma porco Dio, ma che schifo! Che schifo! Scusa, Sonny. Ma scusa, cosa? Non è manco colpa vostra. No, c'era, fa veramente cagare. C'era un esercito di mietitrebbia che ti spingeva, cioè non avevi speranza. Che cazzo, sono in un imbuto con i jersey nel cemento. Ma che gioco di... cioè, che macchina di... Questa qua è anche una pista da fare con la macchina. Ci è scappato anche il gioco di merda, attenzione, deformazione. Sì. Sì, è un gioco di merda perché ti permette di usare sti cessi. Perché poi fossero veloci, sarebbe anche divertente. Sì, anche perché qua basta un rettilineo. Bisogna fare del best. Distacchi congelati. Il problema è che l'Elbester devi fare le cose dei tornei. No, non necessariamente. Se ci mettiamo tutti vendita... d'accordo che lo pigliamo. In vendita ce nello shop tutti. Non c'è. No, devi fare comunque il torneo. Sei mesi di questo giro sto coso. Me l'ho ribaltato, no, sono fatto. Secondo è più. Secondo giro è più veloce che parti lanciando. Beh. Vediamo dove sonni. Porca puttana! Qua dietro sta succedendo di tutto, io lo dico. Allora, che cadavere mi sono. Eccolo qua. È veramente una scatoletta. Mi ha rimosso il cadavere, eh? No, no, ci piace. Che bello fare i rettilinei. Donna, qua dietro ragazzi è l'anarchia. Cioè, con le cazzo di CPU. Hanno preso tutto in pieno il mio cadavere. Sul mio Elbester c'è scritto che voglio un pony per il mio compleanno. Io quasi quasi sai che per arrivare alla cosa mi giro contro mano. Vai. Se c'erano anche i salti così poteva essere anche divertente, sarebbe stato più meglio. Entrati sul rettilineo, distacco congelato. Lo scemo là sopra che batte le mani, ma che cazzo batti quel giorno? Il ponte. Infatti gli altri sono tutti addormentati, lui no. È la gara più noiosa della storia di Breakfast. Ricordatevelo quando voterete. Harvesters hanno sempre il loro perché. Sì, la potenza è sempre bella. Tipo perché ci sono, comunque ho contato almeno 20, ma c'è un altro devastato sulle ruote. Big Pappa incastrato, infatti non era devastato, volevo disincastrarlo, ma c'è un altro incastrato su ce ne sono tre. Sì.
nessun problema qua. Uno. Stanno montando il cadavere di Sonny. Se vuoi andare ci passo io, già mi hai fregato una posizione. Questa gara è una palla anche da guardare. E anche perché cosa può succedere? Ma in realtà mi sono successe di cose qua. Che mi viene il cancro agli occhi e i coglioni. Ma davanti capisco che non stia succedendo niente, ma dietro è successo un bel cazzo. Dai Fabio! Dio! Vai Fabio, regalaci le emozioni. Sono talmente disperato che seguo Simo Déjà Vu. Grazie, che ho suicidato così. Ma questa la registro perché è un suicidio meraviglioso. Fabio, che di me. Sì, anche perché è morto volando sugli spalti, cioè bellissimo. Comunque spero che in Breakfast 2 si possa lanciare il grano con la mitica. Grande Fabio. Arri- ha ricevuto bello. È stata combattuta fino all'ultimo. Finita sta roba. Credo abbia qualche problema col gruppo. Giusto. I sei sono arrivati alla fine. Ma gli conviene riavviare tutto, mi sa, se vuole stare. Ma credo che abbia anche una linea di merda. Sì, è in mezzo ai colli. Ai colli maranellesi. I colli di Tele 2. Ma figa, ma ci riusciva a giocare Armando a forza con la 56k. Sì, ce lo ricordiamo che va benissimo. Allora, giocavo ricordo, c'era quando ero gli studi di Top Gear esatto. A 280 all'ora dritto per dritto. Allora. Per da lì hanno chiuso la trasmissione. Allora Firwood, anzi, scusa, Firwood. Firwood. Che era il primo Fire. E qua c'è scritto FIR. Vai. Moto Center alternativo. Cos'è alternativo? Rally o corto? Rally. Ok. Giri. 5. Auto. Classe B. B di Killer B. Buttana. B di Killer B. B di Killer B. Vabbè. La B di Volvo da Zingaro. Cos'è? Come farei a essere contro? È tutto qua sotto. Ma sì, dai. E tutti gli altri pezzenti con l'Harvester. Madonna, è vero. Minchia. Questa sarà divertente. Chi è che manca? Vedi, senti. Sani, senza l'Harvester non avresti questa situazione. Esatto. Sì, vabbè, non ci tengo. E poi pensa che se avevano l'Hellbester era ancora più bello. Ma niente, guaglierà mai vedere Simo Déjà Porca che non parte come suo solito e viene inculato da un Harvester.
E poi per qualche motivo assurdo è primo. Cazzo che botta. Minchia, ma c'è un harvester che va di bestia. Mi hanno sversato tutta la macchina. Quindi si è forte sempre prima. Orla, ma dove sei andato a prendere da quella macchina lì? Andato dal mio amico Toretto. Qual è quella con cui hai vinto il coso del rally? La Toretto mobile. Toretto mobile. Ciao Simo. Giralo bene. Fatto. Ehi Dom. E lui ti ha detto ti metto il cazzo nel culo un quarto alla volta. E quello con lui, è andata proprio così. Lo so, ce l'ha il vizio di dirlo, eh. Ma qualunque cosa è un quartino alla volta. Infatti gli ho detto, te la posso pagare in quartini? No, allora. Cazzone figa, pensi che io non faccio i frontali se non me li metti davanti? Ho anche rimesso dritto. Sì, ma non ho più una ruota. Beh, capita. Però grazie sono. No, c'è il limitatore del contromano. Ah, non l'ho levato? No. E adesso lo faccio, ricordatemi. Ecco troia! C'è un posto di blocco. Ma Tom, ci sono gli sbirri. Ma sonni! Ridi davanti, che cazzo vuoi? Quell'altro Orla, coglione dove vai? Che era davanti a chi è? Simo, ti ho riconosciuto la lettura da stronzo. Veramente gli c'è questo la strada. Chi è questo con l'harvester? Visto un attimo in difficoltà su quella curva, Orla. Orco Dio, ti ho preso minchia, male. Minchia, non vedevo più un cazzo, porca troia, c'è fra... Sono 200 harvester davanti a quelli. Qua sono dimenticati di sventolare le bandiere blu. Vabbè, Massimo. Figa, qua i doppiati altro che bandiere blu, gli danno del rosso sangue proprio. Massimo è stato violentato da Rebel Rat. Arrivano un nuvolo di CP. Ah, io con mi fermo con in mezzo, con in mezzo un Sony. Spero tu abbia fatto il video. La cavalcata delle Valchirie, cazzo. Sembravi il topo che esce dalla rissa. Guarda Fabio che va. Guarda Fabio che va a puntare Sonny. Mai star tranquilli. Investito degli harvester un'altra volta. Buon quarto posto, Fabio. Io e Simo. Io sono scassato completamente. Stanno continuando a bullizzare.
Allora. Ci sei di Fucio? Vai, sempre. Big Valley. Speedway Arena. Demolizione. Ok. Auto. Boomer. Le cuoci, i drattini, ai denti. Figa, un'altra spiccola. Aspetta, dia. Cazzo, in mezzo sono passato. Siamo in due. Figa, io c'ho già l'auto banana. No, Fabio, cazzo, pensavo avesse ancora la ruota, non ce l'avevo. E suca. Che bastarda la CPU che si è suicidata. Ho visto anch'io, l'ho visto, l'ho visto. Tutto gesto. Cose che fanno male a... No, che gallatoretto. No, chi è che me l'ha preso, figa? Che io ho fatto fare tanti di quei carpiati che gli danno la medaglia d'oro. Oh, chi è che mi ha tolto la ruota? Che schifo! Vabbè, me lo prendo io allora. Oddio! Io volevo mancato! Ma porco di orla! Per dire la stessa cosa! Ce l'avevo nel mirino. Uguale, stavamo puntando tutti e due. Ci siamo puntati. Hai il telaio storto, non va neanche più dritto. Porco Dio, mi sono autodevastato sbagliando. No, ma grazie, meno male, perché non capitevo più. Non giro più. Figa, uccidetemi. Ma ce n'è uno che è sulle gomme. Ce l'ho messo io. Ho fatto anche il video. E porco Dio, non ho più una ruota. Ma dai. Dai, scemo. Ma Dio, cane. Ma chi è sto ritardato di no, merda? Che io non so, io non ho le ruote davanti. Falco, è sì, lui. Proprio io. Ti hanno devastato. Porco zio, ho mancato. Finalmente. Ho avuto 30 minuti per distruggere una macchina che era a pezzi. Non chi è sto proto di mente? E non muore, non si sa perché. Ecco. Ho più le ruote. No, ma porco Dio!
Figa, io non sono stato 30 secondi in tutta la gara con tutte le gomme. Che brutta roba. Allora, che alla fine io ne avevo solo 3, quindi se ne avevo 2. Vai. Bone Breaker. Vai. Hey. Valley Mine Circuit. Mm-hmm. 9 giri. Oh, classe mamma. A. Qua ci facciamo male. Ma cos'è un distruction? No. No. No, no, la gara. Minchia. Qualsiasi di classe Bone Breaker, qualsiasi del gioco. Probabilmente qualsiasi auto del gioco. Sì. Perché io sono tentato ad andare di classe B per questo. Qui ci faccio. Io ci avrei una cosina. Peccato che non fa le curve. Se pensavi al camion col teschio, ci avevo pensato pure io, ma non curva. Sono tentato di una cosa. Non so se fa. Cazzo, che questa faccio sta cazzata, vai. Vabbè. Io sì. Grande Falco. Vaffanculo, bastardi negri. Avete rotto la minchia, to. Volevo prendere l'altra, È che l'autobomb non ce l'ho ancora. Sarà una cosa complicata. Anche quella mi ispirava Sonny. L'ho presa solo esclusivamente perché loro hanno preso l'Elvest. Simo, porco un altro. A Fabio è rimasto con la Boomer. Eroe. Quindi è l'unico motore che c'è. Non l'ho mai usato, non so come sia. Non so, immaginati avere una Pin a classe S che c'hai praticamente del testo. Non sto dritto, cazzo. Chi è il demente? Non sta dritto sto coso. Io lo sapevo che devo prendere l'alo. Adesso devo guardare. Ma Falco, tu non devi puntare alla prima posizione, devi puntare frontali quando sei sul rettilineo. Vabbè, ma chiaro. Com'è stare dritto nel rettilineo? Ma io volevo andare di là, bastardo. Mancato. È stato anche bello. Sì, decisamente. È proprio andato dritto come... Astia! Devastato! Mi sa che qua ce la giochiamo sul numero di devastati. Visto di sì. Bip bip, stronzo! Come sonni? Io che mi sono incastrato. Maria, guarda per Fabio che guarda negli specchietti, si vede un... Guarda il numero dei partecipanti alla gara che vai. No, porco Dio. Bip bip, stronzo. Ma non ti sei tolto niente? Mi ha sfidato davanti è rinforzato. Figa, sta realtà... fumando. Questo in realtà è un cesso. Bisogna puntare un Magic Orla. Non ho ancora capito quale. E sta zitto, fa finta di niente Magic Orla. Devastato. Bomba.
Vado a Orla che fa il silente e cerca di sviare dalla macchina. E chi è che mi ha beccato le marmitte nel salto? Io forse. Dubito di arrivare in fondo con 3 di vita. Potresti fare un'operazione da eroe. Ma qua i rimasti che non hanno preso un bestione sono silenti e passano super mitiche. Vieni, siamo affiancati. Ma ce l'abbiamo dietro. Ecco, no, quello è Fabio. Chi Orla? L'hai appena passato. Orla ha preso il frullo. Io sono morto. Ma come fa adesso? Mi ha portato uno quando fa le curve. Ho mancato il pelo, ma siete due seghe comunque. E sono, mi devo stare attento a non toccare dentro nei muri perché sennò sono morto. Sono volato in aria. No, cazzo, non avevo abbastanza energia. Guarda che non avevo preso anch'io un bestione. Guarda che la mia macchina li ha ammazzati non so quanti. Vai Fabio, è il tuo momento. C'avevi così poco di vita, Falco, perché te l'ho tolta io in un altro momento. Porca troia. L'ho persa in un po' di volte. Ho sbagliato a cercare, perché quando ti ho visto ho detto adesso lo ammazzo, perché ci avevo ancora 30, speravo di resistere. Fabio, puoi essere inutile o puoi puntare a Simo Deja Porca. Ma non ci sente. La fortuna di Simo Deja Porca è che non ci sente. Che è come al solito, secondo me ha usato i cheat per toglierlo dalla chat. Tra l'altro non ha una ruota, Fabio. Penso da 52 giri. Guardalo, sì. Madonna, che bello vedere dall'inquadratura di Fabio un Simo dietro che arriva. Ma ha vinto, mica. È finita. Se Simo ha finito, cazzo. Sì. Deve solo vedere se Fabio riesce ad arrivare al traguardo. Può vincere meno, cioè, può vincere, mi arrivavo dietro, morivo tamponandolo, guarda, avevo un millimetro di vita. Io ho sacrificato tutto per il frontale con Orla. Ma io pure ho sbagliato, io t'ho cercato quando t'ho visto. Ho visto, ho detto, ma perché mi punta? Perché avevo una macchina devastante nell'incidente, il Gatecrasher. Tiene botta con le bestie, il problema è che ci siamo ammazzati tutti e due, capito? Infatti ho detto, cazzo, mi toccherà cercarlo in qualche modo. No, anzi, io vi stavo cercando, cioè, non vi stavo cercando apposta, ma ho detto, se mi capitano davanti, vado. Figa, infatti, tutti 0 punti tra Nessimo e Fabio. E queste sono le gare divertenti. L'unico motivo per cui la tua macchina regge contro l'Elvester Orle è perché ci hanno bandito da attivare la Mietitre Beatrice. Dobbiamo andare col motore spento. Allora... Okay. Ma Gate Crash era una bestia, figa. Torsdalen Circuit. Aspetta che ci vuole tanto ad arrivare là. Vai. Torsdalen Circuit, corto invertito. Ok. Sì. 9. Mm-hmm. Super auto. Oh, porco Dio. Dopo questa facciamo una pausa. No, sì. Dopo quella dopo. Questa è la 7. Cioè, se vogliamo la facciamo anche adesso. Sì, perché tanto sono dispari, cioè a meno che non la facciamo a metà della 8. Ci fermiamo tutti. Quindi questa qua, facciamo questa e poi la pausa? Sì, dai, c'ho voglia di un caffè, amici.
No, il super van, che cesso. Ah, certo. Ora, le fai tu le estrazioni, tu sei l'ultimo che può lamentarsi. Aspetta un attimo che ho due gare e poi arrivo. Ma io non mica mi lamento. No, facciamo questa, Simo, e poi pausa. Ma mica mi lamento io, dico solo, fa schifo. Beh, detto no, che palla il super van. Tu sei l'unico che ha la possibilità, ma non ho subito di truccare le estrazioni. Bandiamolo, eliminiamolo. Dovresti. No, sai come la penso io. Fa quello che capita. Vai, Diff. Trovato. Fa sempre ridere quando ma che cazzo è qui? Sì, comunque sto gioco è veramente alla fisica fatta meglio di Forza. E perché hanno un solo punto di contatto delle ruote. Ma secondo me no, ne hanno fatto un culo dei sceriffi. E non hanno passato il tempo a fare la cascata di Maple Valley. No, ma hanno fatto dei pelati che fanno il tifo nel pubblico, che comunque è roba grossa, eh. E minchia, sì. Pensa agli riunioni dove ne parlavano. Eh sì. Pensa che tipo probabilmente hanno passato un anno a sviluppare un gioco che comunque poi no, non lo fare perché il mondo è ferocio. È sempre, sono sempre i Marshall che sono nel punto di corda delle curve dentro delle gabbie. Non so se ci hai fatto caso. Gabbie vulnerabili. No, perché inizialmente quei Marshall dovevano essere un bersaglio, poi si sono ricordati che il mondo è frocio e hanno cambiato il gioco. Sì, quel sangue che schizza quando la macchina ci passa sopra. Cioè, ma ti immagini che gabbie. Bomba che sarebbe stato? Fai così, ti sono andato contro il cartellone pubblicitario, così a sfregio. Sì, e non contento l'ho distrutto del tutto rientrando. Non gli piaceva la pubblicità che c'era scritta. Cioè, Orla, tu immaginati la tua giornata. Giornata di merda al lavoro, tu di coglioni è, ma durante la serata puoi tamponare in culo Simo Déjà Vu, finite contro un commissario che si smarmella sul prato. Cioè, non ti risolleva la giornata del 2000%. Ma anche così me la risolleva. Cioè, quando stamattina mi sono svegliato ho detto, ah cazzo, c'è breakfast stasera. Proprio ogni rottura di coglioni è passata in secondo piano. Sì, ma cioè quello sarebbe bello perché è bello, ma vuoi mettere farti la sega che è bella? Quello che ti ho detto io è una mega zoccolona che ti fa un super pompone col dito nel culo, cioè. Chissà come lo riassumerà il bot questo discorso. E poi è nel Game Pass e ti dice che ti ho compreso tesoro. Non devi neanche pagare. Esatto, che tu sei già pronto a dargli quegli 80 euro e invece no, cazzo. Nel Game Pass offre Spencer, offre Microsoft. Sta mucchiata selvaggia. Sì, tutto questo perché ecco. The Sheriff lì davanti veramente c'è una macchina taroccata in una maniera incredibile. Vabbè, io intanto mi porto avanti e vado a fumare la siga. Fare il rally col tra-road proprio. Sto neanche in strada. Seguiamo Sir Diff che è arrivato addosso a Orla e vediamo come si la gioca. Cioè tu pensa adesso io... Se sei insabbiato. Cioè io sto guardando il portellone dietro della mia macchina che spattacchia e penso alla riunione dove dicono ma facciamo la cascata con i riflessi in ray tracing oppure un portellone che spattacchia. Tra l'altro cascata a una distanza siderale dal circuito, cioè nessuno la vedrà mai e non si vede un cazzo. Probabilmente hanno pure perso del tempo merda ad animare i pesci dentro. Probabilmente con le texture in 4K ci sono due gamberi che si inchiappettano in quella cascata lì e uno dei due è probabilmente anche dei parassiti.
Cioè, c'è un'intera puntata di National Geographic in quella cascata che nessuno guarderà mai. Ora Diff che cerca di violentare dei scelti. Di quelli che ho preso io, voi. Ci sto provando. Quanto c'ha di vita? Uno o due? Sì, uno o due. Ha successo la trazione anteriore? Che quando si solleva la ruota... No, è posteriore. La posteriore è che lo rende ancora più diabolico. E Orla che come un avvoltoio aspetta Diff che vada a prendere The Sheriff. Sì, Orla è veramente una cosa schifosa. Pensa al campionato, mi sa. No, porco no. Dio. Ci ha pensato da solo, Fieri. Va bene. Con Simo con Simo morto ha perso ogni interesse questo. Va bene, ci vediamo dopo. Direi che in questi 50 secondi ne approfitto per andare subito anch'io a fumare. Un altro mezzo giro, porca troia. Vabbè, caffè. Eccia loca. A che ora allora? Comunque The Sheriff era legale, non aveva un'auto. Come non era illegale? Era legale. Dannato. Era legale, aveva la classe B. Si no, vede che The Sheriff è possibile. Giuro. Ma lo vedi ancora, guarda. Classe B. Magari sarà convertita in 4x4, no, dai, non esiste. No, 4x4, è 3x4. 4x4, che cazzo. È un 3x3. Quindi 3x4, non so come lo vuoi chiamare. 3x3 è bello. Ho comprato il 3x3. Quindi cos'è? 10x10? Sì, dai. Ok.
Allora, ecco Fabio, vediamo se riesce a star dentro. Ciao. In tempo per il secondo turno. Fabio. E lo sento. Ti sento. Sì. Allora. C'è l'eco, ma credo sia colpa di Sonny. No, sono qua. Quando vai via c'è sempre l'eco. Allora, molto strano. Sei uscito dal gruppo? E allora ti rinvitiamo. Sì. Telegram, trascrivi la patologia fetore penieno. Allora, Div. North Folk. Ring. Principale. 7 giri. Sofacar. Ok, aspettiamo che entri Fabio prima di partire. C'è dentro. Io non lo vedo. Fabio, ma dove stai te? No, come casa. No, va bene, provincia di Modena non lo sapevo, ho capito. Baronello, io abito a Sassuolo. Sarra Mazzoni, zio cane. Lì cosa c'è niente di connessione? Tele 2. No, è Olo, oppure lì c'era Telecom una volta, ma non so se mi sa che Falco Diff non t'ha sentito. Infatti, anche secondo me. Non c'era, mi sa che te gli hai dato le indicazioni. Ci sei, Diff? Non no, c'è né Diff né Falco. Ah, Div c'è, allora, però Fabio non è in stanza. Allora, North. Okay. Ce l'hai fatta, no, eccoti. North Folk Ring. Aspetta. North Folk Ring. Sì, principale, 7 giri. Sofacar. Principale o principale invertito? Principale. 7 giri, Sofacar. Yes. Oh. Eccoli qua, poltrone sofà. Quegli alberi in mezzo alla rotonda lo vedo male. Io. Simo, deja vu. Suca. Dio, che odio sti cazzi di divani. Figa, cos'è si parte di schieramento da 7? Guarda che cazzo di divano c'hai che voli. Mi piace. È la collezione che termina domenica. Io comunque propongo la squalifica per Orla perché non ha quello in prestito. Ma l'IP è lo stesso. Porco Dio. Ma ho niente, cambiato magari solo la colorazione. Magari gli è cambiato qualcos'altro, non possono saperlo. Stessa merda che hai tu.
Adesso vengo a sventrare. No, Orla, magari se gli hai messo i cuscini più comodi, figa, veniamo a pigliarti tutti. Ma se i cuscini più comodi pesa di più. Adesso glielo sventro e vediamo. Cazzo di ruote di cemento mi fanno una paura. E porco di Dio. Vaffanculo, Orla, te le tue cazzo di ruote. Che succede? Mi distraggono. Bastardo porco. Vediamo la prossima curva. Adesso ti ho fatto sentire il bracciolo. No! Mi sono girato come un coglione. Oh, è entrata gente, attenzione. Sì che uscirà perché non voglio assistere, voglio correre subito. No, porco Dio! Toddy, te l'avevo detto che ci vedevamo alla prossima curva. Lo so, però se non facevo la cazzata non mi beccavi. No, mi sarebbero serviti almeno altri due giri. Boh. Alla partenza probabile. Ma era... Ero già arrivato. Tagliato il traguardo. Sì, sì. Okay.
Mica che sonni c'ha il divano. È andata bene che mi sono ninja girato. Ninja rinunciato, vedi? Allora. EFC Ninja. Aspetta. Savolax. Sandpit, circuito corto invertito. C'eri? Giri 7 auto classe B. Comunque devo dire che il Savolax suona tanto come la supposto che stiamo per pigliarci in culo. Quello si chiamava Kentucky Fried Chicken Ninja. Non si chiama un nickname di classe B. E vabbè, dai. Mi sento in dovere. Se B. Ma che feroci. Mi sento in dovere di prenderlo. Figa Simo, mettiti pronto, arrivo, uso la soffacca. Ma che la soffacca? Oddio, neanche Salvo era tanto lento. Salvo déjà vu. Ho visto uno volare subito. Orla, te la prendi col battle bus. Porca puttana, volevi farmi girare. Io sai che dice, è anche bello da guidare il battle bus. Sì. Il Gassoni si è praticamente condannato a morte. Ti attendo. Nonostante il suo 1 in curva. Ciao Sonny. Ti togli dai coglioni. Che pirla. Ci ho già fatto passare Simo déjà vu. Sarà diff. Ma che faccio passare? Interno e esterno. Decidi, porco dio. Oddio. Questa è stata bella. La registro perché è stata bella.
Madonna, che pelo. Ma porco Dio. La puttana, che botto. Ma adesso sono a danno critico. L'unica cosa che non mi piace di sto gioco è che quando ci sono le banger race, porco Dio, che botta. Botta sì, a me mi hai ucciso, tu sei morto? No, sono 18 di vita. Il problema di ste banger race è che non ti dà il numero uccisioni a fine gara. Ma non è vero. Questo è l'unico difetto del gioco. Più o meno, sì. Sì, sono... Figa, sono tentato di arrivare o terzo o spaccare Simo Deja Vu e far vincere Falco di default. Chissà che la cosa meno froce è spaccare Simo Deja Vu. Direi di sì. Direi proprio di sì, sta arrivando, guarda. Te lo sei perso. Porco Dio, l'ho mancato. Figa, non lo vedevo con al ponte. Che ce l'ho troppo vicino, non riesco a girarmi. Non facevo in tempo a girarmi. Ma aspettiamo sti 2 anni che Diff finisce. Vai, sono distrutto. Mi sa che è morto. E vabbè, se no non finiamo più. Dai, sbloccati, stronzo. Allora. The Mav Demolition Arena. Ah, questo è bello. Speriamo. Dipende dalla macchina, però. Gremlin. Minchia. Su ieri sera con la neve. Sì, decisamente. KFC Ninja. Porco Dio, questo cos'è, un grassone americano? Purtroppo ha rinunciato, cazzo. Appena visto che eravamo sui sofà car. Magic Rosso. Da eroe, tutti li ho mancati anch'io. Nice, bello, bello, bella sta verticale. Come devastazione assistita. Vai giù, bastardo. Ma porco di un dio. Ho visto uno tirare dritto a volare. Sono passato attraverso l'IF. Ma
Boh, io ho fatto un frontale con uno, mi ha dato collisione 50. Fiere mosche su me. Oh, chi è che ha fatto sto assist? Porca troia. Vai giù, Diff. Sì, no, non necessariamente, dai. Però. Ma come devastazione assistita? Ma ti ho buttato giù. Ma porco di quel dio. Che bello, Orla, che bello, che bello. Porca troia, con il groppato qui. Vedi, Orla? Vedi, Orla? Questa è una pista bella. Ma questa è la pista. No, porco Dio, chi è che ha preso The Bandit? No! Chi è quel coglione di sopra solo? Vaffanculo, danne sto pisello mollo. Madonna, chi è che cazzo ci ha volato di sotto? Chi era l'altro? Chi era l'altro pirlo? Bellissimo. Bellissimo. Perso una gomma all'ultimo. Minchia, Orla dopato. Un bambino a tutte le parti, figa. Continuavano ad arrivarmi davanti gli CP morenti, figa, che cazzo devo fare? Allora, North Holland Racevai Inner Route Reverse. Ok. Quattro giri. Incapibile. Starbeast. Ha scorreggiato pesante. Turbo. Questa è quella col super tornantino. Starbeast va. Oh, non mi fa mettere pronto, porco Diaz. Bella, sono venuto. Codiaz. Che curva bastarda. Difficile questa curva. Sono tutte bastarde, porco Diaz. Figa, i sassi che... Ma vattene a fanculo, psicomanti di merda. Cosa c'è qua davanti? Figa, chi è che è morto male? Io stavo registrando il video. Uno si è fatto malissimo. Stavo registrando il video, ma cosa cazzo?
sì, diciamo che è una gomma che è un po' sversa. Madonna, ma che bello vedere tutta la gente lì, tutta ingarbugliata e lanciarsi dentro, schiacciando di più l'acceleratore. Questo è veramente il gioco da ragazzi. Con due o tre ritocchi sarebbe il gioco perfetto. Ma guarda sto maiale di Rebel Rat, porco Dio. Cioè, c'è anche il distacco in... I secondi, esatto. I secondi. Più se vuoi sbrigarti e lire del ratto insomma. E Sony stava guardando quanto c'era sul rettilineo e va fuori. Cuore. adesso ritorno. Ma c'è veramente Simo prima. C'è Orla di dietro che prende, che fa l'avvoltoio. Vattene a fanculo, Rebel Rat di merda. Succhiati sto Rebel Cocco, va. No, ma porco Dio, hanno nascosto una roccia nelle gomme. Ma tu guardalo! Non ci credo. Dimentico sempre il tornantino qua. Lì è qualcuno che avrei tamponato prima. Sarebbe piaciuto, Steve. Mi sarebbe sì. Mi dispiace, Orla. È andata male. Provati, sì. Che è stato dato fuoco. Ti sarebbe piaciuto, credi? L'unica sono speranza. Sono tutto scassato, ma sono arrivato alla fine lo stesso. Devo essere più cattivo. Non sono stato abbastanza. Orla, tu c'hai un brutto vizio. Sì. Sei troppo buono. Che diassimo déjà vu, l'ho lanciato contro il muro e sono andato proprio dentro. Nell'ultima curva, tutti i giri mi ha schiacciato contro il guardrail. Però sono arrivato lo stesso. Ti ricordo che avevo mi hai fatto volare fuori da un pullman, Orla. Avevo il portiere d'aria di Gabbiano. Alla fine. Cazzo, megalodonte è uscito. Peccato. Allora. Tanto fra due secondi è finito. Com'è possibile? Scusa, finito adesso. Ed ho fatto il video di come è possibile. Vai. Allora, la mia era tutta scassata. Qua abbiamo fatto. Ah, ok, questa Norfolk Ring. Ancora circuito principale invertito. Ma mai un bel fregnato, dai, Dio d'un Dio. 7. Siamo una serata solo a fregnato. School bus. Basta bandire le
una serata con tutte le, tutte le varianti le invertite, ve l'avevo proposto, tutte le varianti però, del Vrecnado. Però questa qua con lo school bus può essere interessante. Penso se diciamo mettono i salti bus, pure invertiti che ti fai affrontare contro un bus. Però tanto ci sarà, basta che non ci sia il limitatore di contromano. Basta che ti metti pronto. Gne gne. Beh, sappiamo tutti come si risolverà questa partenza. Già. Sì, io me ne sto, mi si è già aperta la porta della, del bus. Che cazzo sta succedendo qua? Dov'è sai come sai? Ma tu sei un negro, io. Madonna, che male! C'è uno che è tutti gradi. Ma dai, Cristo maiale! Saltano pure! È bello che saltano pure sti cazzi di autobus. Caccio nel gioco. Vabbè, ma figa. Mi sono distrutto però. Cazzo, ma mai tolto sì, le ruote posteriori. Figa, fai il video. È la prima volta che succede. Non si muove. E certo, perché è trazione posteriore. No, ma dovrebbe essere è trazione interiore sto cesso. E retromarcia si muove, attenzione. Porco Dio, che finezza, figa. Fai la curva, Big Papa, fai la curva. Brutto negro del cazzo. Il Big Papa c'è proprio un nome da negro. E ora mi sto guardando tutti i tuoi tentativi di muoverti. Come anche tutti i froci che ti passano a fianco senza tamponarti. Ma qual è quello nero? Così esposto. È quello nero o quello blu? Quello nero. Basta saperlo. Oh, grazie, mi sono mosso un pochino. Arrivo mica in fondo. La spintarella te l'ho data, Orla, però. Bandi, te lo lascio soffrire. Comunque schifoso Orla che sia ancora vivo con uno di vita. Io ci sto provando a... E che si parcheggia Simo.
la gara è finita? No. Sì, sì, è andato a punti stranamente. Ma va! No. Non è neanche finita. Perché non mi stavo muovendo più? Hai capito? È squalificato. Ma squalificato. Perché non, avevo rinunciato a muovermi, non stavo facendo più niente. No, ce n'è qualcuno che ti è venuto addosso e praticamente ti ha lasciato con uno qualcosa. Io. Sì, ma magari qualcun gioco altro ha soffiato. È stato il gioco mi ha fatto la sirena come se fosse finita la gara, perché... Ed ero da solo quando me l'ha dato. Si vede che se non ti muovi per un po'... Io mi stavo preparando a finirlo in questo giro, ma non sarebbe andato più. Sarà stato Sonny. Ah, allora era Simo. No, io sono morto a quel bel pezzo. Questo qui ero io. Bene, tanto quello lì era squalificato, e anche Psycho Missile è squalificato. Ah, Psycho Mantis è squalificato. Sì. Figa, lo sto inseguendo dall'inizio gara quando mi ha ribaltato. Quindi Fabio, vedi solo di arrivare in fondo. Maledetto Diff. Molla, mi sono maledetto, tu ti sei disegnato il bersaglio essendo terzo in campionato. Fabio. Sei terzo Fabio. È squalificato Psycho Missile. Allora. Aspetta, ecco, questo qua è difficile. Allora, Bleak, Citi, Race, Trachk, Reverse. Anzi, scusa, no, Reverese. Reverese. Così ha scritto Orla. Reverese. Ed è il type. Scusa, che è Reverese? Reverse. Non c'è Reverse. Blick City, Restrack, Reverse. C'è, minchia. C'è. Auto. Quanto è lunga? Un giro, due giri. Due giri. Classe C. Oh, non finisce più. Uso il cesso. Classe Chiller B. E qua devo. Non posso esimermi dall'usarla. Sveglia. Oh, porco Dio, Simo. Falco, Dio cane. E un attimo, sto spostando il cane. Il cane che lo piscio. Anzi, c'è uno school bus davanti. Stardo, parte anche primo, no? Beef. Codio. Chi è Iacoz? Orla. Iacorla. Figa, le lame proprio. E a Corla mi è piaciuto. Madonna, che bello vedervi dietro che passate sul marciapiede, un po' di qua, un po' di là. Poi c'è un po' dietro. Cazzo. Cioè, vedi, sta pista è una bomba, la perdiamo pochissimo. Dai, levati al cazzo, sbirro di merda.
perché tu sei uno sbirro succhia. Dai, mollami, sogni. Tu molla me, porco Dio. Li ho presi tutti. Madonna, ma che cazzo? Che cazzo è successo? Oddio, è stata una roba folle. Ma che cazzo? E nella rissa? Eri lì, Sonny, scusa. Oh, eri lì un cazzo, ero proprio sotto il pullman. Bellissimo. Ma penso tutti abbiamo danni critici. Tutti di quelli che erano lì in quel momento. Sì, ma che cattiveria su Sole, su di. Simo, no, Simo, dobbiamo andare a prendere Diff. Ma era telefonatissimo. Diff ha la killer bee truccata. Arco zio Sonny. Che canella. Mi è molto piaciuta. Anche a me, infatti ho fatto il video. E ti dirò di più. Ti fa il video anche dalla mia prospettiva. La cosa che mi è più dispiaciuta è che in realtà il bersaglio era Simo. Ho sbagliato la curva. Simo si è appena spiaccicato contro il muro. E tanto a breve c'è l'incrocio qua. Che botta. Minchia, non vedo l'ora, sarà un cazzo di delirio. Boom. Porco Dio. Minchia, non so più dove andare per evitarti. Vai. Cazzo, per un pelo. Vabbè, ma... Hai detto io sto a destra, voi state a sinistra e poi vai a sinistra. Sei incongruente. Ma che meraviglia, pista bella, giri giusti. Gasoline. Next. Allora. Next è Dirt Devil Stadium Demolition Arena. Oh, questa è bella. E la macchina sarà una merda. Invece no. Classe A. Oh, Madonna. Minchia. Classe A libera. Sì. E qua adesso... Vedi, questa Sony è quella... Cioè, vedi, porco Dio, sta pista qua mi piacerebbe correrla, ma tipo gara banger. Sono molto indeciso su cosa prendere. Io no. No, qualsiasi out, quello che vuoi, tutto il gioco, au o peggio, quindi. Orla, ma il Gay Crusher è da torneo? Non mi ricordo. No, è libera, la compri nel gioco normalmente. Ok. Oh, dai, il Gay Crusher piace. Ma no, ci stava il Big Rig.
Oh sì, ma veramente è una palla al piede oggi, eh. Alla fine mi fa selezionare pronto. Cazzo di pick up di merda. No, difende solo la modalità sbagliata. Cos'è che ho messo? No, che palle. Ricominciamo subito, dai. Eh sì, anche perché questo è l'elemento. È un babazzo, figo. Vabbè. Ritiro? Vabbè, finiamolo, sì. Non vale un cazzo, lo rifacciamo, dai. Dai, che è infinito questo, finché non rimane uno. Facciamolo finire in fretta. Cioè che poi in realtà è anche interessante la modalità, però... Sì, ma la... Oddio! Un sonnivolare. Sì, facciamolo finire noi, perché sennò ora che ricreiamo tutto è peggio. Mi sono impiantato la grave. Mi sono... No, ma c'è il bottone ritiro, non uscita. Ah sì, ritirati. Vedi che pacco l'ho fatto. Start, ritiro, please. Start, ritiro, fatto. Grande Bandit, l'ha vinto. Bandit non si ritira, pezzo di merda. Però sì, con la nella modalità giusta. Approntatevi. Indovina chi manca. Sì, ma porco Dio. scusate. Su me ne parlerà tanto il bot di sta cosa di Spero riporti la frase più detta, cioè sì, ma porco Dio. Porco Dio, non fa le paraboliche, sto coso qua. Sì, anche la mia non è che le faccia proprio bene. In distraction è veramente dispersivo. Si tendente alla merda. No. A parte i coglioni, no. No, Sonny, sei un cane se non lo inculi. Veramente è ancora lì. Sì, vaffanculo, ne aveva stato uno. Sì, no, ero io. Autodevastazione assistita. Ho fatto un doppio frontale. Questo coso quando devasti il computer comincia a sputare fiamme a cazzo.
vaffanculo. No, no, hai devastato quello che avevo. Sì, quello che mi puntavo io. Perché me ho punciato io più che altro. Capisco perché non riesco a devastare nessuno. E neanch'io ora. Vabbè. E continuiamo a fare sti cazzi frontali. Ma porca di una madonna puttana. Chi è il cane che mi ha inculato Big Papa? Lasciatemene uno almeno, che cazzo. Oh, stronzo. No, bastardi, era mio, dannato. Che dannato, è riuscito a sfuggire a tutti. Porca madonna. Dannato. Non ci credo, l'ho devastato con il teschio. Basta! Ma vaffanculo, sto cazzo di devastazioni assistite. Ho fatte 2000 anni fa. Che cosa non ti sei salvato, Dip? Dai. Io sono riuscito a fare zero. Zero. Porco Dio. Che schifo. Con 1100 punti, fra l'altro. Gran finale. 10 giri. Che macchine. Rammer. No, che palle. Cos'è il Deathloop? Ma il Deathloop è mai uscito con una classe libera? No. Potrebbe succedere con le Eagle. Può succedere. Pensa a un classe A libero. Cos'è che è la macchina? Rammer, bravo. Non mi ricordavo più. Adesso che tutti abbiamo un po' di auto, potremmo anche aumentare il numero di gare in classe libera. Cioè. Anche secondo me. Io ci sto. Dovrebbe essere una proposta. No, anche perché questo gioco è equilibrato sempre. Sì. Sì, meno sofa car. Anche i Destruction in classe libera alla fine vengono fuori belli. Ma poi quello che un po' mi spaventa è che poi si finisce sempre a prendere le stesse auto dopo un po'. Quello è vero. Ma infatti non tutti. Ne sono 4, io ho 2. Avrei diciamo che se ne può parlare. O magari solo aumentare il numero delle gare. Sì, una o due in più. Grazie. Che succede il macello con tutte queste macchine sul Deathloop? C'è già qualcuno che tira. Arrivate nel momento giusto. Cercate di scorrere. Simo, speronare sul Deathloop non è una buona idea. Come va, va? E va come vuoi che vada, una merda. E pensa che qualcuno glielo ricorda ogni volta che facciamo un Deathloop. Ma perché? È già il secondo. È arrivato un minuto. Ciao. Ok.
è già il secondo giro che succede. Mi sono messo un po' su due ruote. No! Oh, mi sono fatto schivato. Porco Dio. Al pelo. Mamma sogno, che pelo. Chi è che è stato preso in cima? Io. Vabbè, sti CPU di merda. Sti CPU di merda che non fanno il deathloop. Poi escono a tutta velocità dopo e ti prendono, maledette. Sì, ma invece chi è che mi ha preso a me sul deathloop? Prima la macchina completamente storta. Non serve. Viene assistita anche. Io cago. Chi è che ho preso? Io. È centrato a me. Io ho rotto almeno. Abbastanza, mi hai fatto danni critici. Io so danni critici. Dai, levati al cazzo. Mi manca tutto il mio. Cioè, per colpa tua metà della gente che sta correndo sta gara ha danni critici. Cazzo ridi. Ma chi è quel bastardo bianco e blu? Ma è una CPU. Chi? Quale delle tante? Non lo so, ma è sempre in mezzo al cazzo. Non lo so, perché se devo morire io devo uccidere lui. Porco Dio, che è stato preso da Fabio in volo. Io. E sei riuscito a fare il deadlock comunque. Sì, anche abbastanza agilmente. Perché io quando lo prendo bene faccio fatica. Madonna, ancora lunga. Ma porca troia, pure da morte le CPU riescono a rompere il coglione. Tutto generato sempre da Simo De Chabun, sempre lui. Beh, ovvio. Dai, io vi faccio divertire un po'. La merda della CPU che odio ha fatto anche il deadlift alle palle, quindi lavori un po' meno, deve morire. Che cazzo è? Non riesco a leggere niente. Ah, è del porco Dio, The Sheriff. È perché ha la pagina wiki, diciamo, quindi è ancora più meritato. Roccio di The Sheriff. Che madonna. Ci più qua davanti lo fai bene.
Fabio bannato a vita. Ho visto con i miei occhi saltare il Deathloop. Mamma mia. Non è più nel gruppo. Ho visto comunque. Sheriff si è andato a schiantare. Godo. Godo come un rospo. Porca troia. E vorrei rischiare di non arrivare in fondo. No, ogni incrocio l'altro alla fine. Ogni incrocio c'era Sibu Deja Vu che mi rallentava e una CPU che mi centrava. Giusto almeno un double team sul tuo culo, praticamente. È un miracolo che sono arrivato dove sono arrivato. Ai ai ai, 10 secondi dopo di te, Orla. Ma perché finalmente la giustizia ha pagato e ti sei schiantato male. Qualcuno glielo deve scrivere. La macchina dell'incrocio. Dopo glielo scrivo. Sei espulso dal Micro Racing Club. Vabbè. Che bel gioco. Bellissimo. Capolavoro. Una serata soddisfacente terminata. Prossima serata breve, speriamo. Vediamo che cosa c'è di tournament. Sempre il cazzo Snow Race. Notte, ragazzi. Guarda, sì. Però c'hanno la Beach Boy. 20.000 punti. Nutcase. Se la compro, facciamo un po' di punti. Spendaccione. Belle. Che bella su quella pista. Invece sfida settimanale, piace di più questa. C'è che anche delle belle customizzazioni estetiche. Figa, ma sono tutte sulla neve. Sì, è l'evento quello bellissimo. Davanti cagate. Boom.
faccio. Allora, applaudiamo queste meraviglie di Dio, va. Vai, in giro anche i miei sono. Vai, vai. Adesso un paio che potrebbero meritare. Interrompo il twitchata. Dove? Streaming. Interrompi.